Alessio Pisani, noi siamo qui con lei per parlare di una serie di discorsi che riguardano il fagotto e tutti gli strumenti, diciamo, che ruotano intorno al fagotto, perché voi il 29 adesso ci spiegherà anche chi è questo voi, sarete a Ljubljana alla slovenska Filharmonia. Ecco, iniziamo raccontando questo. Allora, noi siamo innanzitutto il Low Bb bassoon cluster, è un quartetto di fagotti e controfagotto, composto da Giorgio Mandolesi, Maurizio Barigione, Massimo Ferretti Incerti e da me, da Alessio Pisani, appunto. E siamo soprattutto quattro amici che ci conosciamo da dei tempi del conservatorio e suoniamo insieme da tantissimi anni, e il nostro lavoro, sia singolo che poi in gruppo, è rivolto allo sviluppo tecnico di questo strumento, lo sviluppo del suo repertorio, del fagotto e del controfagotto. Collaboriamo con moltissimi compositori contemporanei, masterclass, ricerca sulla didattica, tutto quello che ruota attorno allo sviluppo dello strumento, alla ricerca su questo strumento. E appunto in questo quartetto il 29 saremo a Ljubljana per un concerto con parte del programma dell'ultimo CD che abbiamo pubblicato. Alle 19:30 saremo in concerto e siamo molto contenti. Pochi giorni prima saremo a Genova, concerto in Italia, a Genova Palazzo Tursi alle 18:30, e 2 giorni dopo appunto a Ljubljana. Riprendiamo appunto, dopo questo lungo stop, riprendiamo i concerti con il quartetto. Ecco, un quartetto che, come ha accennato, ha preparato un CD che, diciamo, è un CD che inizia nella parte classica, molto classica, diciamo quasi antica, con un Antonio Vivaldi, ma poi si sposta verso un contemporaneo, e anche un contemporaneo abbastanza spinto. Perché avete fatto questa scelta? Cioè, non c'è repertorio per quartetto di fagotti. Come funziona quando voi dovete scegliere cosa suonare? C'è un repertorio molto limitato e poi ci sono tante trascrizioni. Ecco, con il nostro CD di esordio volevamo dare la possibilità di incrementare questo repertorio, e allora è stato un lavoro piuttosto lungo di collaborazione con questi compositori, con i quali ho intrapreso un lavoro di ricerca anche sulle sonorità. Compare in maniera performativa anche il fagottino in questo disco, che è stato un po' dimenticato come strumento e se ne fa solo un uso didattico. Invece l'abbiamo recuperato, e in collaborazione appunto sia con Vincenzo Toscano ma soprattutto con Carla Magnan abbiamo fatto un lavoro proprio di ricerca, una composizione scritta a posto per i due fagottini, fagotto e controfagotto. E quindi, insomma, l'idea era di dare a questa formazione ulteriore repertorio scritto appositamente. Questa era la nostra intenzione con questo CD di esordio. Ecco, abbiamo accennato ad alcuni strumenti che fanno parte di questo gruppo dei fagotti. Ci spiega un po' le differenze. Noi sappiamo che ne so, chi studia violino deve studiare anche viola, chi studia fagotto deve studiare anche controfagotto. E cos'altro c'è? Cioè, quali sono le principali differenze all'interno di questo gruppo, diciamo, dei fagotti? Chi studia in conservatorio, ad esempio, in Italia, studia fagotto. Il diploma è sia accademico di primo e di secondo livello, sono di fagotto. E poi ci sono delle ore con il controfagotto, che è considerato lo strumento affine, ma è un po' un retaggio dal passato. Ormai anche il controfagotto comincia ad avere un suo repertorio e quindi, insomma, ha bisogno di uno studio un pochettino più particolare. Infatti io, che mi dedico al controfagotto da tanti anni, nel conservatorio dove insegno io ho fatto attivare un biennio di indirizzo specialistico contro fagotto. Poi si studia, ma il fagottino diciamo che è studiato nei primi anni dai bambini piccoli, perché le sue dimensioni, però in un'altra tonalità, e quindi molti insegnanti, io ad esempio, preferisco magari aspettare un po' e far iniziare subito sul fagotto. E il fagottino invece nell'antichità non aveva un ruolo solamente didattico, ma anzi era usato in maniera performativa, c'era un suo repertorio. E noi appunto con il quartetto stiamo cercando di recuperare quest'idea. Però appunto il conservatorio studia fagotto e c'è l'indirizzo anche contro fagotto specialistico per quanto mi riguarda. Ecco. E diciamo, quando uno passa da uno strumento all'altro, si deve un po' adattare? Ci sono delle differenze anche nel modo di suonare oppure no? È molto simile? No, si deve adattare, cambia lancia, cambia le dimensioni dell'ancia, quindi cambia di conseguenza l'emissione, cambiano diverse diteggiature, cambia chiaramente anche la nostra percezione. È uno strumento che scende un'ottava più in basso, quindi abbiamo delle frequenze molto più basse. Una volta, insomma, si insegnava a passare molto velocemente senza particolari studi da uno strumento all'altro. Adesso, insomma, ci sono vari accorgimenti, svariati studi per allenarsi anche a questo passaggio e a poter suonare, ad esempio, all'interno di una stessa sinfonia. Spesso il fagottista si trova a passare al controfagotto o viceversa, quindi ci vuole questo tipo di allenamento. Allora, non è così banale, ecco. Noi stiamo parlando di questo vostro CD d'esordio che avete pubblicato con la Stradivarius. Il motivo per cui vi è venuta quest'idea di fare questo CD, qual è stato, diciamo, lo stimolo per decidere? Insomma, fare un CD è un impegno di non poco conto, soprattutto per un gruppo che deve trovarsi, deve fare le prove, deve fare le registrazioni. Come mai avete deciso di proporvi in questa versione? Allora, oggi come oggi il CD non ha assolutamente più nessun senso commerciale, lo sappiamo, è più un oggetto che testimonia un certo tipo di lavoro, almeno questo è il nostro pensiero. Noi era diverso tempo che ci dedicavamo a questo progetto di nuove composizioni e la nostra idea era di fissarlo dentro un CD per documentare questa parte del nostro lavoro. Siamo già al lavoro per il prossimo, che sarà in lavorazione stiamo già lavorando e inizieranno le registrazioni a fine agosto, il prossimo sempre legato al repertorio del fagotto, ma questa volta con delle trascrizioni fatte da Giorgio Mandolesi. E quindi fisseremo anche questo nostro lavoro, queste nuove trascrizioni su un CD. L'idea è di documentare un lavoro che stiamo facendo attorno a questo ormai da anni e di volta in volta fissarlo con una pubblicazione, che la maggior parte poi è online e per alcune centinaia di copie anche su supporto fisico. Ecco, lei mi ha già anticipato la prossima domanda, appunto, su cosa state preparando. Le sembra che questo tipo di lavoro, diciamo, aiuta anche allo sviluppo di questo repertorio, cioè voi siete in contatto con diversi compositori e quindi date loro anche delle idee, un feedback su cosa hanno scritto e su cosa si potrebbe, ad esempio, migliorare. E questo è il lavoro che fate in collaborazione con i compositori? Sì, assolutamente sì. Ci sono addirittura dei brani che sono contenuti nel CD, ma anche nel CD che ho fatto precedentemente per Controfagotto, che hanno richiesto più incontri con i compositori. C'è stata un'idea, una prima stesura, io l'ho studiato per diversi giorni, ho preso le mie annotazioni, ho fatto sentire quello che funzionava, quello che funzionava meno, ne abbiamo discusso, sono state cambiate delle cose, mi sono state chieste di provare a ottenere alcune cose, quindi a volte è un lavoro anche piuttosto lungo di ricerca proprio sulla sonorità che si può arrivare attraverso lo strumento, ad esempio con Carla Magnan, come ho detto prima, ma con Carlo Garanti, il lavoro per le bagatelle che ho inciso è stato, insomma, ha richiesto parecchie sedute, con Venturi assolutamente, anche con lui ha usato tantissimo poi quarti di tono, effetti multifonici, e c'è stato veramente un lavoro di capire cosa suonava meglio, cosa non funzionava, cosa si poteva ottenere, cosa era una strada un pochettino che lasciava il tempo che trovava. Quindi sì, c'è un lavoro dietro abbastanza impegnativo e lungo anche. Ecco, il fagotto è uno strumento, appunto, abbiamo detto, un po' particolare, e se, diciamo, un compositore vuole scrivere qualcosa per fagotto, fagotto solo oppure ensemble di fagotti, quartetto come il vostro, qual è dove si può documentare, cioè dove trova delle informazioni anche su quelle che vengono definite le tecniche estese, che può usare per la sua idea compositiva? Beh, innanzitutto attraverso la pubblicazione di alcuni brani che abbiamo in questo repertorio, attraverso la consultazione di metodi scritti per la tecnica del fagotto. Ne cito uno, visto che lei ha appena parlato anche di tecniche non usuali, no? Ad esempio il metodo chiamato Penazzi, che ha scritto un fagottista e un ricercatore importantissimo, che è stato appunto Penazzi, il maestro Penazzi. Questo libro qui parla di estensione, parla di suoni multifonici, parla di microtoni, parla di uso non convenzionale dello strumento, eccetera, eccetera. Ecco. Poi comunque, appunto, tornando al discorso di prima, dopo la documentazione, secondo me, la cosa più efficace è la collaborazione con l'esecutore, o con un ipotetico esecutore, un fagottista, un controfagottista, parlare e sentire poi i suoni dal vivo. Spesso il compositore si rende conto che magari un'idea era molto teorica e poi il risultato, per quanto molto impegnativo, dà pochi risultati sonori, e quindi cambia strada. È un rapporto non solo di documentazione, ma, ripeto, poi dopo tanta ricerca è importante il confronto con lo strumentista, ma credo che questo valga un po' per tutti gli strumenti, ecco. Bene, maestro Pisani, noi la ringraziamo molto per questa chiacchierata e ovviamente aspettiamo che ci arrivi anche il prossimo CD.